Sì, sì, prova, prova, prova. Sì. Dammi il via. Campionato di Serie 1 di Serie Nazionale 2017-2018, girone A, sesta giornata di andata al Presport di Carpola. Si affrontano la Principe Trieste e la San Giorgio Molteno. Veniamo quindi alla formazione delle squadre con la San Giorgio Molteno, con numero 4 Casiraghi, 7 Radaelli, 6 Garroni, 9 Mella, 10 Panipucci, 11 Brambilla, 55 Alonso, 8 Galizia, 15 Alvarez, 33 Mazzocchini, 36 Dell'Orto, 23 Pirola, allenatore Gaspare Scalia. Per la Principe Trieste, numero 1 Zoppetti, 12 Modusan, 16 Postonia, 2 Alia, 4 Muran, 5 Solomaco, 7 Sandrin, 9 Pernic, 10 Crespo Diego, 11 Baragona, 13 Di Nardo, 14 Carpanese, 19 Visintin, 22 Udovicic, allenatore Giorgio Veglia. Siamo in compagnia di Marco Loduca e andiamo subito in coda con questa prima rete da parte di Trieste. Buonasera a tutti i telespettatori. Il primo gol di Udovicic su un tiro respinto, poi ha recuperato bene, è stato bravo a insistere nella respinta e ha segnato il primo gol di questa partita. Speriamo che continui così, come sta facendo bene dall'inizio della stagione. Ecco, andiamo anche con inquadrare il Molteno, formazione neopromossa che l'anno scorso ha fatto un in-plane di vittorie, una squadra anche composta da molti giocatori atleti giovani. Sicuramente gli atleti giovani sono secondo la loro forza, una squadra ben allenata da Scalia, una squadra che comunque sta facendo la sua prima esperienza in Serie A, sicuramente difficile, a oggi non ha ancora scusato vittorie, però ha sempre giocato partite sempre combattute. Una squadra composta sicuramente dove il punto di diamante è Alvarez, terzino destro, Italo argentino, sicuramente una squadra, un passato notevole, ha giocato con Bressanone, con altre squadre qui in Italia, Cologne, diciamo una squadra da prendere con le pinze, vediamo come si comporteremo. E c'è la seconda rete nel frattempo da parte di Trieste con Crespo e con Udovici, scusate, quindi Trieste 2, Molteno 0, diciamo tra l'altro un buon avvio per questi primi due minuti da parte di Trieste, Molteno che schiera anche una difesa abbastanza alta da quello che si è visto almeno inizialmente. Sì, è partita con una 5-1, 3-2-1, 5-1 abbastanza aggressiva, abbiamo trovato appunto questi due gol con Udovici, Udovici sta passando un momento di forma veramente notevole, è chiaro che va sfruttato al meglio. Ecco, ricordiamo poi che anche Trieste sta passando un buon momento, reduce dalla bellissima, nel frattempo c'è la traversa da parte di Crespo Diego, una Trieste che ricordiamo sta attraversando, come dicevamo, un momento positivo, reduce da due vittorie in trasferta, prima Cassano Magnago e poi in quel di Malo. Sicuramente Trieste sta passando un buon momento di forma. Quello che era il nostro tallone d'Achille negli ultimi anni, ovvero le partite in trasferta, si sta rivelando invece in questo momento veramente un punto di forza. Abbiamo fatto 3 su 3 in trasferta, con campi difficili come quello di Cassano Magnago, ma anche di Malo, dove abbiamo vinto una partita proprio all'ultimo momento. Direi che sicuramente va sfruttato questo momento di forma, soprattutto di Udovicic e Crespo, ma di tutti quanti della squadra sostanzialmente. Ecco, ritorniamo quindi in cronaca, è stato fermato in maniera fallosa Pernic da parte del numero 15 Alvarez, quindi si ripartirà con un possesso palla in favore della formazione guidata da coach Giorgio Oveglia. Questo campionato nelle prime, diciamo, 5 giornate appare molto molto equilibrato, a parte Bolzano che, diciamo, fa corsa a sé, tante squadre la chiuse in pochi punti. Hai detto bene, nel senso Bolzano fa corsa a sé, probabilmente lo farà tutto il campionato, è sicuramente una corazzata per il nostro girone ma anche per gli altri due gironi. D'altra parte Trieste insieme a altre 4-5 squadre, quelle sono Merano, Cassano stesso, e Bressanone stesso e così, sta facendo un campionato dove veramente c'è da combattere perché con questa riforma dei campionati il prossimo anno, con questa 1-1 a Serie A riformata a 14 squadre, è chiaro che molte squadre tentano appunto di restare in questa Serie A 1 e quindi c'è molto da lottare.
Nel frattempo Alvarez ha segnato il primo gol per la formazione lombarda. Trieste si porta subito in avanti con capitano Visintin per Crespo Diego, nuovamente al centro per Visintin, dall'altra parte Udovicic per Visintin, Crespo Diego, Visintin, Udovicic, Visintin, Pernic, Udovicic, dall'altra parte per Visintin, al centro per Crespo Diego che prova l'entrata ma viene fermato. Quindi c'è l'ammonizione del numero 9 Gioele Mela, anche questo è un atleta giovane, classe 97, come diciamo, formazione veramente molto molto under, diciamo, quella di Molteno. No, no, ma la squadra sicuramente che ha fatto molto bene l'anno scorso in Serie A2, ha vinto praticamente il girone senza perdere neanche una partita, è una squadra veramente sicuramente su quel punto di vista valida, soprattutto per quello che oggi la pallamano italiana può offrire, dove chiaramente i vivai, le squadre devono vivere sui vivai, quindi sui giovani. Chiaro che paga un po' forse in questo senso lo scotto di giocare in Serie A con squadre più navigate. Entriamo quindi in fase di cronaca con questo possesso palla in attacco da parte di Molteno, che cerca per mettere la rete del pareggio. Trieste può proseguire in contropiede, Visintin e la rete del 3-1 da parte dei biancorossi, pallone intercettato da Pernis, poi simulato Visintin per la terza rete da parte di Giuliani. Bella rete, bel recupero in difesa, lanciato in contropiede Visintin che da solo poi ha siglato, non una rete difficile, però una buona prestazione in difesa in cui ha impedito il tiro del Molteno. 6 minuti e 13 dall'inizio dell'incontro, risultato al Pallacarbola che vede Trieste condurre per 3 lunghezze ad 1, con in avanti Brambilla per Alvarez, possesso che rimane in favore della formazione lombarda per questo tiro, ma c'è la parata da parte di Postonia, però c'è l'ammonizione data, inflitta a Crespo Diego. Forse un po' eccessiva, perché comunque il fallo c'era, però rigore, ammonizione sembra un po' eccessivo, comunque l'arbitro hanno fischiato, secondo rigore per Alvarez, vediamo se segnerà o se Postonia sarà più forte. Alvarez contro Postonia e c'è la rete, la seconda rete da parte di Molteno. Appunto parlavi di Alvarez, che è uno dei giocatori più esperto, classe 89, comunque diciamo giovane, però in un prospetto come quello lombardo ovviamente appare più avanti con gli anni, ecco, più esperto. Ma sicuramente è la punta di diamante di questa squadra, il giocatore che ha più esperienza, ha giocato già in Serie A in varie squadre in giro per l'Italia, è già qua da un paio d'anni, comunque un giocatore, un terzino destro, già una rarità, così fisicamente preparato e tutto, però un bel giocatore che ho sempre invidiato. E quindi riprendiamo col possesso palla in favore della formazione guidata da coach Giorgio Veglia, quindi Crespo Diego per Visintin, Udovicic, Visintin al centro, prova ad entrare, realizza, ma il gioco è stato fermato prima per un fallo commesso dal numero 15 Alvarez, qua sul tiro da parte di Udovicic c'è la parata di Tuan Pepe, anche lui è giovanissimo, classe 97, dall'altra parte un tiro che si va sopra la traversa parte di Alvarez, veloce avvertimento di fronte ma non aggancia Muran, il possesso rimane sempre comunque in favore della formazione di casa, a chiamare lo schema capitano Visintin per Crespo Diego, Visintin da parte Pudovicic, Visintin, Crespo Diego, Visintin, Pernic, Udovicic, Visintin, Crespo Diego, fermato. E si prende quindi con Pernic, Udovicic per Muran. Udovicic, finta il tiro, passa per Crespo Diego che prova al tiro ma viene fermato da Redaelli, quindi si prenderà con Pernic, Crespo Diego, Visintin, Crespo Diego, fermato in maniera fallosa, quindi Trieste sempre in possesso di palla,
questo tiro che va a rete, è spizzicato da un giocatore del Molteno, non intuisce Tuan Pape e quindi c'è la quarta rete per Trieste. Gol fortunato di Crespo Diego, perché veramente eravamo sotto passivo già da un paio di secondi, quindi da trovare un tiro, l'ha trovato, l'ha stoppato ed è finita in porta. Un gol direi fortunoso per la parte nostra. Siamo giunti quasi a un terzo del primo tempo con Trieste che conduce avanti di due reti, ma il possesso è della formazione ospite, quindi Alvarez per Redaeli. Alvarez prova il tiro, questo è un missile che va a segno da parte di Alvarez, Postonia che nulla ha potuto fare. Ho detto che Alvarez è sicuramente il giocatore da tenere sotto controllo oggi, perché ripeto è un giocatore validissimo, conosciuto ma validissimo. Giorgio Veglia ha già visto i vari DVD e tutto, è chiaro che è il giocatore più pericoloso e l'ha dimostrato con questo super tiro che ha fatto adesso. Quindi il risultato vede Trieste condurre avanti di una lunghezza 4-3, quindi con Visintin per Muran, fermato in maniera fallosa, quindi 9 metri, Pernic. Pernic per Crespo Diego, Visintin, Crespo Diego, Udovicic, Crespo Diego, Udovicic. Crespo Diego non ha garcia, ma è proprio in mano di Spifoli Trieste con Visintin per Muran. C'è il palo, poi c'è il fallo di Crespo Diego e quindi il possesso che ritorna in mano avversarie. Una Molteno che ha difeso forte in questa azione. Ma Molteno, dico subito che le partite che ha perso, qualcuno le ha perse, però ha perso di misura, quindi è una squadra sicuramente da prendere con le pinze. Se noi non siamo concentrati, non diamo il massimo, come ogni partita che dobbiamo dare il massimo, perché non abbiamo una panchina lunga, quindi i 7 che giocano devono dare il massimo, sarà difficile oggi portarla a casa. Poi ricordiamo anche gli impegni ravvicinati, perché sabato si tornerà nuovamente in campo con Trieste che andrà ad affrontare il Mezzo Corona. Sì, giusto, hai detto giusto, a Mezzo Corona già sabato, però noi dobbiamo pensare partita per partita, non possiamo permetterci di pensare oggi c'è Molteno, dobbiamo concentrarci su Molteno al 110% e poi andare avanti. Adesso si è fatto male al Varese in questo momento, vediamo, spero che non sia niente di grave. Il gioco quindi è fermo, un punteggio che vede Trieste condurre di una lunghezza 4-3. Abbastanza comunque equilibrio, possiamo dire, no? In questi primi 12 minuti sicuramente molto equilibrio, la partita è 4-3, ma dove veramente Molteno comunque ha espresso un buon gioco e Trieste sicuramente a sua volta ha espresso un buon gioco. Forse siamo un po' contratti, potevamo sfruttare un po' di più l'uno contro uno come con Udovicic o Crespo, però intanto, ripeto, siamo ancora alle fasi iniziali della partita, quindi c'è ancora tanto da spendere. Comunque in questo inizio di campionato, nonostante che Trieste avesse la coperta corta, si è visto veramente grande carattere, soprattutto anche nelle trasferte, perché anche nell'ultima, quella giocata a Malo, sotto di 5 reti all'inizio del secondo tempo, Trieste ha veramente sfoderato gran carattere ed attributi. Nel frattempo deve uscire Alvarez. Probabilmente per una storta la caviglia, no? Sembra di sì, peccato, perché veramente era un bel giocatore da vedere oggi qui a Chiarbola. Detto questo, dici bene tu, Trieste ha la coperta corta, non siamo molto, rispetto all'anno scorso abbiamo perso 4 giocatori, quindi difficile da recuperare. Giorgio Oveglia è stato molto bravo a trovare le misure giuste, ha trovato il jolly con Crespo, perché fino ad oggi è stato veramente un giocatore super. Udovicic ci ha trovato un periodo di forma veramente notevole, però è chiaro che dobbiamo darci da fare sempre al 110% per portare a casa i risultati, come in questo caso con Pernic. Ecco, poi ricordiamo anche che quest'anno fanno parte del gruppo della prima squadra tanti under 18 che l'anno scorso sono arrivati comunque terzi in Italia alle finali nazionali. Purtroppo nel bene e nel male questo è la nostra situazione, ovvero cercare di portare più giocatori giovani possibili in prima squadra, perché chiaramente il problema, eccola, basta un attimo di attenzione, prendiamo subito gol, però come dicevi tu è giusto portare i giovani in prima squadra per poter fargli fare esperienze e poter un giorno riproporre una squadra di livello.
5-4 il punteggio quando siamo giunti al 13° minuto di gioco al Palacarbola con Trieste in avanti con Crespo Diego fermato in maniera fallosa, quindi Pernic la battuta per Visintin. Crespo Diego prova a fare fintare il tiro di Visintin che si infrange nella difesa ospite, ma Visintin bravo a recuperare il pallone, fermato quindi Crespo Diego. Lo metti per Trieste con Pernic, Crespo Diego, Udovicic al centro per Crespo Diego, dall'altra parte per capitano Visintin, Crespo Diego, Udovicic, Crespo Diego, Udovicic fermato in maniera fallosissima da parte di Galizia. Una 5-1 possiamo dire, no? Quella di Molteno. Assolutamente una 5-1 con avanzato il numero 8 Galizia, buona perché riesce a tenere bene il pivot Pernic e anche i terzini. È chiaro che noi dobbiamo giocare un po' più sciolti in difesa, in attacco. Noi siamo in questo momento abbastanza contratti in attacco, devo dire la verità. E c'è la parata di Tuai Pape sul tiro di Udovicic, quindi veloce di partenza da parte di Molteno. E c'è la rete del pareggio siglata dal numero 6 Garroni, quindi cambia il risultato al Palacarbola, 5 pari quando siamo giunti quasi alla metà della prima frazione di gioco. Sì, ripeto, per quello che sto vedendo, mentre la difesa sta tenendo bene tutto, l'attacco è molto contratto. Il Crespo Diego non si è ancora, diciamo così, liberato e Udovicic fa fatica. È chiaro che, ripeto, abbiamo situazioni varie, di vario genere, abbiamo sulla destra Carpanese, sulla sinistra Mura, però dobbiamo cercare di giocare un po' più liberi, come siamo capaci di fare. E qua c'è l'ammonizione che viene affibbiata al numero 36 Edoardo Dell'Orto. E quindi Trieste in avanti con Crespo Diego che prova il tiro e insacca il sesto gol da parte di Trieste. Un'azione veramente, una rete di pregevole fattura quella dello spagnolo. Sì, sicuramente Diego è capace di queste reti e ci ha abituato a questo tipo di gol. È chiaro che è un giocatore molto, come posso dire, molto che ha molta inventiva e deve portare questi gol qua creandoli da solo, come ha fatto in questo caso. È chiaro che però la squadra deve mettersi a servizio, al suo servizio sostanzialmente. E quindi Trieste potrà cercare di trovare a lungo, vediamo Carpanese per Visintin. Talenta un po' il gioco e Crespo Diego dall'altra parte per Udovicic. Visintin chiama lo schema per Crespo Diego, Visintin dall'altra parte, Udovicic al centro momento per Visintin, Crespo Diego, Visintin, Udovicic, Muran, Visintin per Udovicic, prova ad entrare, scardinare la difesa, Pernic, ma viene fermato in maniera irregolare, quindi Trieste sempre in avanti. Pernic la battuta per Udovicic, murato da due giocatori, veramente dura questa difesa in questi primi 15 minuti di gioco di Molteno. Sicuramente la difesa di Molteno ci sta mettendo in grosse difficoltà, poi riusciamo come in questo caso con Udovicic a trovare queste reti estemporanee, però siamo poco fluidi noi in attacco nel girare la palla fondamentalmente. Udovicic poi quest'anno si è, almeno per il momento, si è veramente un buon marcatore, no? Assolutamente, ha trovato un periodo di forma veramente eccezionale, ha fatto fino adesso partite super, è stato il nostro miglior marcatore, ma con prestazioni veramente di livello. È chiaro che deve confermarsi questi qua, è chiaro che all'inizio magari si è stato preso un po' sotto gamba dalle squadre avversarie, ma oggi sempre più avrà gli occhi addosso in sostanza. E ora quindi Molteno in avanti con Mella che realizza il sesto gol per la formazione guidata da coach Gaspare Scalia, quindi veramente prosegue il grande equilibrio qui al Presport di Chiarbola per questo sesto turno giocato infrasettimanale. C'è il time out chiamato, nel frattempo
da parte di coach Giorgio Veglia, che forse farà un po', oltre che rinfiatare la squadra, anche riordinare un po' le idee? Sono d'accordo nel momento in cui ha chiamato il time out Veglia, perché deve richiamare un attimo all'ordine la squadra. Ripeto, mentre in difesa bene o male stiamo tenendo lo stesso con qualche svarione, in attacco non stiamo giocando la nostra palla a mano. Deve un attimo richiamare, riordinare le idee, ripeto, perché veramente facciamo troppa fatica con questo Molteno, che ripeto è una buon'ottima squadra, però sicuramente se vogliamo puntare un attimo più in alto è chiaro che Molteno non ci può impensierire. Dobbiamo giocare un po' meglio, ripeto, sia in attacco sia in difesa, dove non stiamo esprimendo il nostro gioco. Le squadre quindi stanno per rientrare in campo dopo il time out chiamato da coach Giorgio Veglia. Ricordiamo il punteggio quando mancano poco più di 13 minuti alla conclusione del primo tempo, con la formazione giuliana in avanti di una lunghezza 7-6, con il possesso palla comunque in favore, quindi si riprende a giocare. Udovicic per Crespo Diego, Udovicic per Sandrin, Udovicic, Sandrin per Vicentin, Pernice non aggancia, un vero peccato. Quindi Molteno può ripartire con Redaelli, che realizza poi Gardoni, un pallonetto, il pallonetto del pari. Testa in difesa un po' sta peccando, diciamo. Ma in questo caso più che in difesa in attacco, perché la palla passata da Vicentin a Pernice era abbastanza difficile. Chiaro che Pernice ha fatto fatica da sbloccarsi, da uscire dal blocco e poter dare, per prendere la palla. È un passaggio un po' esagerato e loro hanno recuperato, sono stati in contropiede bene e hanno pensato a una buonissima seconda fase. Rigore per noi. Rigore sul fallo subito da parte di Udovicic. Quindi alla battuta dai 7 metri Crespo Diego. Nel frattempo c'è il cambio e dei portieri, riesce Tiav Pape ed entra il numero 16. Quindi è Crespo Diego. Tiro di rigore realizzato dallo spagnolo, che porta Trieste nuovamente avanti di una lunghezza 8-7. Ora in fase offensiva la formazione lombarda, anche la difesa di Trieste si schiera piuttosto alta oggi, no? Alterna la 6-0 e 5-1. Ma è sempre una 6-0, magari un po' più aggressiva, ma partiamo sempre dalla 6-0. Sicuramente Di Nardo e Vicentini sono un attimo più aggressivi come due terzi, però sicuramente è una 6-0 che è la nostra arma forte, diciamo così. Se non andiamo questo duro come tipo di difesa, perché è veramente quella che ci ha dato più risultati fino adesso. Sandrin per Udovicic, Crespo Diego, Udovicic, Sandrin, Udovicic prova ad entrare ma viene fermato in modo falloso, quindi Trieste potrà riprendere l'azione in avanti alla battuta quindi Di Nardo per Udovicic, Crespo Diego dall'altra parte per Udovicic, Sandrin. Non aggancia Crespo Diego, ma arriva Vicentin come un falco a prendere il pallone. Poi questo tiro in elevazione da parte di Udovicic, veramente strepitoso. Udovicic, grande stato di forma. D'altra parte c'è la parata di Postonia. No, sicuramente il gol di Eric è stato il suo marchio di fabbrica, in sospensione dei 9 metri, se il secondo, in questo caso il secondo di Molteno non esce, è chiaro che io avendo un'elevazione abbastanza potente può permettersi questo tipo di tiro, è chiaro che mette in difficoltà il portiere, è assegnato. Però quello che mi piace rimarcare è soprattutto il fatto che appunto abbiamo sempre qualche soluzione, magari non chiara, però riusciamo a trovare qualche soluzione in momento anche di difficoltà da parte di Udovicic o di Crespo.
Andiamo quindi in cronaca, 9-7 il risultato per i giuliani, con in avanti Meila si gira e prova il tiro, ma viene fermato in maniera irregolare. Pirola, quindi c'è il tiro di rigore da parte del Molteno e lo va a battere Alvarez, diciamo un po' claudicante. Frattempo cambio dei poteri per Trieste, è uscito Postuglia, è diventato Modusian. Parata da parte di Modusian sul tiro di Alvarez. Alvarez è andato solo per tirare il tiro di rigore, sta zoppicando in maniera piuttosto evidente. È uscito subito ed è entrato al suo posto Mella, altro giovane del 97. Quindi insomma anche in questo caso Modusian ha parato un rigore abbastanza anche potente, diciamo. Ma già Malo è entrato sul fatto di bel gol di Trieste, un'azione preparata per Visentin ma poi conclusa da Carpanese. Diciamo che sul discorso di Modrujan è un portiere di super esperienza, un giocatore che ha giocato veramente ad altissimi livelli in Champions League con Zagabria, con Trieste e tutto. Entra in questi momenti magari per spezzare il ritmo al rigorista che entra, al Varez nella situazione, però già Mario aveva riuscito appunto in questa stessa situazione a parare uno o due rigori. Quindi Trieste massimo vantaggio della partita, 10-7, in avanti quindi Molteno con Reda Ele, c'è la parata da parte di Postonia e Trieste quindi può ripartire nel cercare l'allungo e c'è l'incrocio pieno da parte di Sandrin, un vero peccato, grande tiro da parte del giovane Sandrin, c'è stata anche un po' di sfortuna in questo caso. Però devo sottolineare veramente Mella che ha ammesso di aver toccato la palla è ancora di Trieste, però un gesto di veramente in questi campi di sportivi oggi è raro vedere, e Mella che ammette di aver toccato la palla veramente tanto di cappello. E quindi Crespo Diego per Visentin, Crespo Diego fermato in maniera irregolare. Dai 9 metri quindi Di Nardo per Crespo Diego, Sandrin, Udovicic, Sandrin al centro per Crespo Diego. Crespo Diego per Di Nardo che realizza la sua prima rete, più 4 Trieste che sta cercando un po' di prendere il largo. Il primo parziale favorevole, diciamo con una certa consistenza. No, bene Trieste, nel senso che in attacco è riuscito a trovare qualche manovra un po' più fluida, questo bellissimo blocco di Di Nardo che poi è uscito dal blocco e ha trovato il passaggio di Crespo, ottima azione. Diciamo che Trieste sta giocando un po' meglio, a parte i primi 10 minuti dove era un po' bloccata, sta uscendo alla distanza, vediamo se Molteno riuscirà a recuperare questo gap. Crespo Diego fermato da parte di Mella. Quindi Di Nardo dai 9 metri per Udovicic, Sandrin non aggancia, un vero peccato, quindi il pallone è nelle mani di Tuan Parpe per Galizia, quindi Redaelli per Galizia, fermato in modo falloso, quindi 9 metri alla battuta si incaricherà Galizia, no scusate, Pirola. Per Galizia, poi Mella, nuovamente Mella al centro, un 17 che abbiamo il punteggio, 5 minuti alla conclusione del primo tempo, possesso sempre in mano degli ospiti con Galizia per Mella, Redaelli per Mella, fermato in maniera irregolare da parte di Visentin. Quindi sempre gli arbitri alzano la mano per il passivo e quindi dovrà cercare l'azione in maniera veloce e sbaglia dall'angolo
Alonso, quindi Trieste può ripartire, momento buono possiamo definire quello di Trieste che in questo caso sbaglia con Udovicic, un vero peccato. Tiro un po' forzato, era un bene entrato in attacco, non recuperare la palla, era meglio girarla e cercare qualche soluzione un po' migliore. Questo tiro di Udovicic probabilmente se lo sentiva, però forzatissimo. Ricordiamo quindi il punteggio al Palachiarbola, 11-7 in favore di Trieste, meno di 4 minuti alla conclusione della prima frazione di gioco, con il Molteno in avanti, con Galizia. Trieste possiamo dare il contropiede con Carpanese che però purtroppo non aggancia, un lancio veramente troppo lungo e azione sfumata, veramente un peccato. Peccato, ma non ero neanche convinto dello sfondamento da parte del Molteno. Direi che era già, forse lo sfondamento non ci stava. Ho detto questo, adesso palla recuperata, di nuovo tiro forzato del parte del 55 Alonso e gol di Carpanese che era rimasto in fase d'attacco. 12-7 il punteggio, time out chiamato dal coach ospite. Un parziale di 5-0, Trieste diciamo quando ha ingranato un po' la marcia ha riordinato leggermente le idee e subito partita in avanti, collezionando attualmente un buon diciamo vantaggio. Sì, hai detto bene, Trieste meno male con un po' di ordine, con un po' di attacco un po' più calibrato, una difesa un po' più accorta, riuscita a creare questo parziale che ci permette un attimo di stare un attimo più tranquilli, ciò non toglie che dobbiamo stare concentrati al 110%. Le squadre quindi sono entrate in campo per questi ultimi 3 minuti e 17 secondi del primo quarto di gioco. Rinnoviamo quindi il punteggio che vede Trieste con 2-5 reti, 12-7, e quindi battuta da metà campo, e questo possesso di Molteno, Bradaelli per Galizia, dall'altra parte Bradaelli per Dell'Orto, per nuovamente Galizia, Bradaelli al centro per nuovamente Galizia, e c'è il tiro da parte di Mella, parato egregiamente da Postonia. Quindi Trieste può nuovamente cercare l'allungo, Postonia anche lui in un buono stato, prova ad essere anche le ormai frequentissime convocazioni in azzurro. Ma delle convocazioni anche delle prestazioni, perché in questa settimana che è stato in nazionale, veramente da quello che leggo ha giocato prestazioni veramente buone in Spagna nei due amichevoli. E devo dire la verità, si sta confermando uno dei migliori portieri di tutta la Serie A, di tutti i tre gironi, portiere veramente che sta facendo la sua esperienza con l'aiuto di Modrujan, ma sicuramente un portiere che oggi come oggi può dire la sua in tutta la Serie A. 12-7 il punteggio, Molteno in avanti al limite del passivo, vediamo come saprà reagire, gioco fermo, è stato fermato famosamente da Crespo Diego, il numero 7 Redaelli, qui 9 metri per Molteno, già battuti, quindi in avanti a formazione lombarda con questo tiro parato da Postonia, altro lancio lungo per Carpanese, qua il pubblico un po' protesta per come è stato fermato Carpanese, quindi nulla di fatto in fase offensiva per la formazione biancorossa. Sicuramente hai detto bene, il fallo su Carpanese era abbastanza evidente, nonostante fosse lanciato a rete, hanno fischiato, hanno lasciato il vantaggio, va ben così, insomma, ricominciamo da capo dalla nostra difesa. Quindi ora Redaelli ha fermato in maniera irregolare il numero 9 Mella, 8... e Molteno si porta in avanti, ultimo, mentre siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Molteno che cerca di scalfire il muro bianco-rosso, e altra parata di un super Postonia, il risultato ancora invariato, veramente determinante in questa frangente. E dall'altra parte la parata di
Twilight Pup su Sandrin, un bello peccato anche qua. Sandrin a queste occasioni di poter giocare minuti importanti li deve sfruttare, un po' meglio, perché al di là del tiro che ha fatto prima prendendo la traversa il goccio dei pali, però a momenti importanti che deve sfruttare al meglio. Brutto errore di Carpanese a destra. Ultima azione, molto probabilmente, vediamo come saprà sfruttarla Molteno. Con Mela. Quindi si chiude il primo tempo con Trieste avanti di 12-8. Noi ci fermiamo un attimo per la pausa pubblicitaria e torneremo a breve per la seconda frazione di gioco. A tra poco. Gioco, a tra poco. La seconda frazione di gioco, a tra poco.
tutto pronto quindi per questo secondo. Tutto pronto quindi per questo secondo tempo di Principe Palermano Trieste San Giorgio Molteno. Ricordiamo il punteggio che vede la formazione guidata da coach Giorgio Veglia avanti di 5 lunghezze, 12 a 8. Il primo possesso di palla è in favore quindi di Molteno, che si propone in avanti con Galizia, Mella, Galizia al centro, poi Mella, Galizia dall'altra parte, dal fondo. Non si capiscono i giocatori di Molteno, ma il pallone rimane sempre in loro possesso, quindi Brambilla per Mella e c'è la traversa piena che coglie la riga e poi il pallone esce, nulla di fatto, quindi sempre in vantaggio testa di 5 reti, 12-8 con i biancorossi che possono impostare l'azione offensiva. Udovicic per Visintin, Udovicic per Visintin, Visintin, il gioco fermo, quindi gol non valido, gli arbitri avvisano un'irregolarità, quindi Biancorossi sempre in possesso di palla con Udovicic per Visintin che prova il tiro e c'è la parata di Tiam Pape, quindi Molteno può ripartire in fase d'attacco con Brambilla per Galizia. Brambilla, azione che sfuma in fase offensiva per Molteno, quindi Trieste può riproporsi in avanti. Postonia per Visintin a metà campo per Crespo Diego, Visintin, Udovicic. Visintin, Crespo Diego, Visintin al centro per Udovicic, Visintin, Udovicic, Visintin, Crespo Diego non aggancia, palla persa per Trieste, quindi nuova ripartenza da parte di Molteno con Galizia per Mella, per Alonso dall'altra parte. Galizia, c'è la parata di Postonia ma il gioco era fermo, quindi tiro di rigore per Alonso, Alonso contro Postonia. E c'è la rete, Postonia spiazzato in questo frangente, Trieste 12, Molteno 9. Sono passati 3 minuti dall'inizio di questo secondo tempo. Sì, diciamo che l'inizio del secondo tempo sta ripristinando un po' l'inizio del primo tempo, ovvero dove Trieste fa difficoltà in attacco, dove dobbiamo giocare un po' più. Eccolo, otteniamo questi gol estemporanei o di Crespo o di Udovicic, però non stiamo esprimendo un gran gioco in attacco, devo dire la verità. 13-9 quindi il punteggio che si sblocca al Parasport di Cabra per questa sesta giornata di campionato. Gioco nuovamente fermo, fallo subito a parte di Brambilla, quindi dai 9 metri il numero 23 Pirola già battuto per Galizia, al centro Mella, Galizia per Alonso, Mella per Galizia, poi dal fondo, nuova palla al centro, al limite quasi del passivo oserei dire, c'è il tiro all'incrocio che va a segno da parte di Alonso, diciamo il giocatore più tra virgolette anziano, classe 86, la messa nel 7. Gran gol di Alonso, di verità, gran gol, trovato così salendo dall'area sinistra, però Trieste dovrebbe giocare meglio in difesa, uscito Alvarez per infortunio già a metà del primo tempo, diciamo che era la loro prima bocca da fuoco, Trieste dovrebbe prendere le misure meglio di questo Molteno, e invece facciamo fatica sia in attacco sia in difesa, direi la verità, fino adesso non una gran partita da parte di Trieste. Molteno che poi si è anche un po' riavvicinata, dall'altra parte però c'è la pronta risposta da parte di Capitan Visintin.
14 Trieste, 10 Molteno. Gran gol di Visentin che replica un po' il gol di Alonso, però devo dire la verità, gol abbastanza estemporanei, trovati con soluzioni individuali ma non con un gioco corale come siamo capaci di fare. Quindi Brambilla per Galizia, Mella, Brambilla, Brambilla al centro per Galizia, per Mella, scusate, Galizia, e poi Alonso. No, Trieste, scusate, la rete era di Pirola, quindi Trieste che un po' deve prendere anche le misure adesso in difesa, no? Sì, non sta trovando le misure giuste, in questo caso verso il pivot, però con una gran bella azione corale del Molteno che ha proprio messo insieme uno schema veramente con ottimo risultato, con gol di Pirola, però veramente fatica in difesa a contrastare Molteno che, ripeto, non avendo il tiratore principe che è Alvarez, dovrebbe trovare situazioni un po' più positive. E qua nel frattempo c'è la rete di Pernic, del nuovo più 4 per Trieste. Dall'altra parte subito si porta avanti Molteno con Mella, fermato in maniera fallosa da parte di Pernic. Il pubblico di Carbola si tifa per i propri colori, anche oggi tantissime presenze. Veramente questo è il nostro, veramente tocca sana, ovvero avere un pubblico così affettuoso e così presente nelle partite in casa, che veramente ti fa, ti dà quella marcia in più che speriamo di sfruttare. Però detto questo, Trieste deve trovare la veloce la 6-0 giusta applicata da Oveglia, però sempre sull'uno contro uno siamo sempre un po' in difficoltà, anche quest'ultima azione da parte di Mella, Pernic era un po' in ritardo. E qua tiro completamente sbagliato a parte di Galizia, Trieste può ripartire a velocità, Crespo Diego per... Crespo Diego nuovamente che cerca di ucranarsi, viene fermato fallosamente sull'assist di Muran. Quindi Pernic per Visintin, Udovicic, Visintin, Udovicic, Visintin, Crespo Diego per Visintin che può incuniarsi per Udovicic, Carpanese, grande rete di Carpanese che ha trovato poi lo spazio fra il portiere e il palo. Una bella azione corale di Trieste che pur avventurandosi, Molteno ha cambiato difesa da 5-1 e marcamento individuale su Crespo, però Visintin si è uscito bene a disbrigare sulla parte sinistra e buttare una palla a Udovicic che ha trovato Carpanese, che ha preso un bel gol insieme al pallonetto, però ottima fattura. È chiaro, dobbiamo giocare molto larghi e cercare l'uno contro uno in questa maniera come ha fatto fino adesso. Quindi 16 Trieste, 11 Molteno. Qua sono passati 7 minuti e 20 dall'inizio del secondo tempo con la formazione ospite in fase d'attacco con Alonso per Mella, palla che stava quasi per essere recuperata da Crespo Diego, ma gli arbitri ravvisano un'irregolarità da parte dei biancorossi, quindi il possesso rimane sempre in favore di Molteno. E c'è la rete siglata da parte di Brambilla, quindi Molteno 12, Trieste 16. Bel gol di Brambilla, veramente un tiro in doppio appoggio che non ce ne vedono tanti, però proprio ben fatto, quella difesa portata spostata e ha trovato questo bel gol di ottima fattura. Nel frattempo il gioco è fermo per permettere di asciugare il parquet. Un tuo giudizio su questa partita, su questi primi 38 minuti di gioco? Dico la verità, onestamente non mi è piaciuta molto, né in attacco né in difesa. In attacco facendo molta fatica con una difesa prima 5-1, adesso 5-1, però deve trovare gli strumenti per scardinarla. E in difesa spesse volte li ho visti in difficoltà, soprattutto sull'uno contro uno, abbastanza in ritardo.
E qua altra azione che sfuma in fase offensiva da parte di Trieste, un vero peccato. Trieste deve un po' riordinare, a mio avviso, le idee. Sempre controlla la partita avanti di 4, però ovviamente è un vantaggio che non è ancora rassicurante. No, no, assolutamente, hai detto bene, 4 gol dove mancano ancora 20 minuti, più di 20 minuti alla fine della partita, è difficile. In questo caso, bella parata di Postonia su un tiro abbastanza solo dei giocatori del Molteno, però ripeto, in attacco non stiamo esprimendo un gioco fluido, un gioco abbastanza complesso, con poche scelte giuste. In difesa eravamo un uomo in più, dovevamo difendere meglio. Quindi ritroviamo in cronaca Visintin, Prudovicic, Visintin per questo tiro che non va da parte di Crespo Diego, un vero peccato, ha fatto tutto bene, poi c'è stata la parata del portiere ospite, fase abbastanza concitata, qua anche abbiamo più di qualche dubbio, non abbiamo ravvisato chissà che irregolarità, no? No, beh, la palla l'aveva persa, a mio modo di vedere non era neanche fallo da parte del Trieste, però l'arbitro ha fischiato, va ben così, però è quello che dobbiamo, come dici tu bene, dobbiamo riordinare un po' le idee per cercare di riuscire a trovare un gap che ci permette di andare via e non mettere in discussione questa partita. 16-12 il risultato quando siamo giunti al 40° minuto con Molteno in avanti, fermato irregolarmente Mella da parte di Pernic, quindi possesso sempre in mano degli ospiti, finta Galizia, nulla di fatto e quindi Trieste può ripartire. Udovicic, Visintin, Crespo Diego per Visintin che realizza il capitano biancorosso, la 17esima rete per Trieste. Beh, la rete di Visintin su un'azione che si è creato un po' da solo, bravo Visi a trovare questa gol che ci permette di andare a sopra 5 gol, a 5 reti di sopra Molteno ancora con 20 minuti. Però quello che vorrei sottolineare che Molteno con due terzini come Melle e Brembilla 1.94-1.97 sta giocando una partita quasi alla pari con Trieste e questo vuol dire vuol sottolineare il buon lavoro che Molteno sta facendo con tanti giovani. Alonso quindi fermato da Pernic. Pernic è un vero mastino come sempre. Sì sicuramente Alex sta ritrovando la forma dopo il grave infortunio che ha subito ad aprile, maggio dell'anno scorso, però è chiaro anche adesso un gran gol suo, una palla recuperata, bravo, e di verità si sta dando il massimo da fare sia in allenamento che poi si vedono i risultati in partita, sta cercando di recuperare più presto ed è sicuramente un giocatore molto importante per Trieste in questo momento. Nel frattempo c'è il time out chiamato da coach Scalia. Una Trieste che con questa rete di Pernic raggiunge anche il massimo vantaggio, il più 6. Prima abbiamo commentato un po' così del campionato, a parte Bolzano che fa gara a sé, come vedi così le altre squadre nella lotta per il secondo posto che sembra, diciamo, l'ultimo utile per evitare poi un girone fra virgolette, diciamo, infernale? Sì, sicuramente il secondo posto permette di avere una visione del playoff, scudetto, partecipare sul scudetto e sicuramente non entrare nella bagarre, per quella che ci sarà sicuramente per ambire ai posti per la regular season, per mantenere la Serie A o comunque restare nella Serie A o girone unico. Direi che Merano, vista la campagna acquisti estiva che ha fatto, direi che sicuramente è una delle candidate, però in questo momento di verità, come hai detto tu bene all'inizio della trasmissione, 4-5 squadre sono là, perché ci siamo noi, c'è Cassano, c'è appunto Merano, ma Bressano è stesso, quindi è un po' è combattuta la situazione, quindi vedremo alla fine dei conti come sarà la storia, però sicuramente Trieste c'è in questo momento. Diciamo che forse mai come quest'anno la serie, il girone A è equilibrato, no? È molto equilibrato.
ciò non toglie che la formula che la federazione ha proposto, molto bel gol di Alia, bravo, bravo Leo, veramente un gol appena entrato, trovare l'uno contro uno così sostenuto per trovare questo gol, bravo, bravo Leo, veramente che ha trovato questo gol. Tornando al discorso di prima, ci troviamo in una situazione un po' particolare, dico la verità, perché tre gironi, totale 29 squadre, di queste 29 squadre 15 squadre retrocederanno, quindi direi che è una formula un po' pesante, perché ripeto, dove in nessun campionato, in nessuna squadra, in nessuna federazione si trova un campionato dove per giustamente riformare il campionato, sono d'accordo, portare il girone unico, ma si poteva fare in due anni, perché vuol dire che il 60% delle squadre quest'anno retrocederanno. Ecco, diciamo che forse non si è mai visto che la maggioranza dei suoi partecipanti retrocederanno, no? Soprattutto per un campionato di massima serie. Ti dico, una formula che posso capire per la gestione del girone unico, ma non capisco nella formula che è stata creata, perché veramente, ripeto, si poteva trovare un qualcosa di meno invasivo del trovare là, perché su 29 squadre alla fine 14 squadre, 13 resteranno, 13 di queste 29 resteranno in A1, una verrà promossa dalla 2, però vuol dire che 15 squadre retrocederanno. Ora è un po' difficile poi andare a programmare, a fare situazioni dove tu sai, non sai ben ancora in che campionato sei il prossimo anno, ma al di là di questo, ripeto, non ho mai visto nessun campionato di squadra, di federazioni, parliamo del top in Italia, dove 15 squadre retrocedono dalla Serie A in A2. Poi c'è anche un effetto di caduta, in A2 retrocedono 5 squadre per girone, abbastanza, no? Sì, ripeto, cioè si poteva trovare, ripeto, il principio è giusto, tornare al girone unico è cosa imprescindibile per questo sport, per cercare di crescere, ma trovare una formula un po' diversa, magari dilazionarla su due anni, trovare tutto in un anno, tutto subito, mi sembra un po' esagerato, ecco, onestamente parlando. Entriamo quindi in cronaca con Trieste che sta prendendo il largo, ora sono ben 8 le reti di differenza fra le due formazioni, diciamo un vantaggio abbastanza, non diciamo rassicurante, ma consistente quando sono giunti alla metà del secondo tempo. Nel frattempo c'è questa rete annullata, un sbaglio, il lancio Postonia, forse troppo affrettata la sua decisione, quindi il possesso ritorna in mano di Molteno con Redaeli che un po' rallenta il gioco per Alonso. Redaeli, Alonso al centro, dall'altra parte per Mella, poi Alonso, e realizza la tredicesima rete per Molteno. Diciamo Alonso un buon marcatore per quel che concerne gli ospiti, dopo poi l'infortunio che è capitato alla prima bocca da fuoco, diciamo, di Molteno. Sicuramente dopo l'uscita di Alvarez, Alonso si è preso sulle spalle l'attacco di Molteno, trovando dei gol importanti, anche di bella fattura. È chiaro che in questo momento adesso sembra che sia infortunato anche lui, speriamo che non sia niente di grave, perché veramente Molteno, al di là dei tanti giovani, veramente è encomiabile questo tipo di politica che fa Molteno, però in Alonso e in Alvarez sono sicuramente i due giocatori con più maggiore esperienza. Trieste quindi in avanti a metà del secondo tempo con Visintin per Udovicic, prova il tiro, è parata di piede da parte di Tiav Pape, e quindi Trieste però ha sempre la palla in mano, in possesso con i biancorossi, Visintin, Udovicic per Carpanese, Pernic, realizza. Non facile, perché aveva un giocatore sopra e poi il portiere che sta ponendo avanti, e Pernic ha trovato lo spazio per realizzare la 21esima rete in favore di Trieste, più 8, 21-13. Bel gol di Pernic, ma un super assist di Carpanese che, salendo su dalla destra, l'ha trovato sul blocco e gli ha fatto un bellissimo assist che poi Alex ha portato a gol. Però va sottolineata la collaborazione dei due giocatori, sia di Carpanese nell'assist che poi Pernice nel liberarsi e siglare la rete.
Alonso per Redaelli, poi Mella e c'è la rete, la 14ª rete per Molteno. 21-14 il risultato al Palacarbola per questa sesta giornata del girone di andata che vede la Principe Pramano Trieste contrapposta al San Giorgio Molteno. Quindi Crespo Diego per Allia, Crespo Diego per Udovicic e c'è la rete da parte del numero 22 biancorosso. 21-14. Bel gol di Udovicic sul taglio della destra di Carpanese, ben trovato. Però voglio tornare un attimo indietro sul gol di Redaelli, che veramente, ripeto, questo Molteno ha 3-4 giovani veramente di interesse, molto molto interessanti, perché Mella, Redaelli e lo stesso Brembilla sono veramente giocatori che stanno impressionando a me personalmente. Alonso per Redaelli, Alonso prova il tiro e c'è la parata da parte di Postonia, quindi nulla di fatto in attacco per Molteno. Nel frattempo gli arbitri ravvisano danno 2 minuti a Di Nardo. Non abbiamo visto, un po' forse discutibile questa decisione. Cambio regolare, secondo l'arbitro è uscito oltre la linea di cambio e quindi giustamente ha dato 2 minuti. Se l'ha visto, io onestamente non l'ho visto, però se lo dà vuol dire che sarà giusto. Ciò permette però, perdonami l'affetto personale, di entrare a Giulio Sodomaco in campo al posto di Pernice, quindi giocare con 5 giocatori di campo e senza il pivot. 12 minuti quindi alla conclusione, è grande rotazione da parte di coach Giorgio Veglia, che sta schierando tutti gli effettivi a disposizione, diciamolo. Sì, ma in questo Giorgio è super, rispetto a essere fatto una decisione. Gran gol veramente di Carpanese, però come dicevi tu, la politica di questa società oggi è quella di far giocare i giovani, come la stessa politica che, da quello che vedo, adotta il Molteno. Purtroppo per la palla a mano in Italia oggi è un anno zero e quindi l'unica strada che abbiamo è che le società sfruttino il più possibile di creare giocatori dal settore giovanile. E questo tema Trieste e Molteno stanno seguendo un po' quello che sono le linee guida. Andiamo quindi in cronaca, 11 minuti la conclusione della partita con Trieste avanti di 9 lunghezze, Alonso per Mella, poi Redaelli, Alonso e la parata da parte di Postonia. Postonia quindi per Crespo Diego, Visintin, Trieste ovviamente rallenta un po' il gioco, Carpanese, Sodomaco per Alia, Carpanese per Crespo Diego, Sodomaco, pallone sempre in possesso da parte di Trieste, la battuta di 9 metri Alia per Visintin, Carpanese fermato in maniera irregolare. 23-14 il punteggio. Visintin per Alia, peccato, veramente ha sfiorato la rete. Cambio di fine Trieste, è uscito solo Marco, è entrato Di Nardo nel frattempo e c'è il tiro completamente sbagliato da parte di Alonso, e Trieste quindi può ripartire per cercare il vantaggio in doppia cifra. Vediamo quindi Carpanese per Sodomaco, Crespo Diego, Visintin. Cambio, anzi minuto di sospensione. 23-14, possiamo dire partita messa in ghiaccio.
Sì, sicuramente a 10 minuti alla fine, insomma, la partita, il risultato è abbastanza segnato. Se non togli in questo momento, negli ultimi 10 minuti, Oveglia darà sicuramente spazio ai giovani, nella fattispecie a Sodomaco, a Lia e così. È chiaro che sarà quello importante per loro, acquisire momenti, minuti importanti nell'ottica poi di poter giocare sempre di più in questa Serie A. Ecco, tanti minuti, cioè fare tanti minuti significa anche poi fare tanta esperienza. Sì, ripeto, quello che è stato deciso a inizio anno, un po' per vicissitudine, un po' per scelta, è quello di creare nuovi giocatori, di dar spazio ai giovani che sono arrivati terzi, ripeto, nelle finali under 18 nazionali. È chiaro che in quest'ottica Oveglia è il miglior maestro che si possa trovare, penso, in Italia, perché ha una tale esperienza, una tale voglia di provare i giovani, a metterli davanti a situazioni importanti, e quindi direi che per loro, per i nostri giovani, è una garanzia la scelta di Oveglia. È chiaro che sta a loro dimostrare poi il loro reale valore. Dopo questo minuto di sospensione, quindi si rientra in campo per questi ultimi 9 minuti di gioco, con Trieste a condurre avanti di 9 lunghezze, 23-14. Si parla di questa battuta da parte di Di Nardo per Sodomaco, Udovicic al centro per Sodomaco, nuovamente per Udovicic, Sodomaco, Udovicic. Giuro che non so cosa abbia fischiato. Giuro che faccio fatica, ma... Bah! Mi sembra un po' esagerato sia il fallo in attacco, che non, onestamente non ho capito cos'è stato il fischiato in infrazione, sia i 2 minuti Udovicic, perché non sembra che non abbia fatto niente. Bah, va bene così, andiamo avanti, dai. E quindi si riprende a giocare con il possesso in mano di Molteno, Mella per Galizia. Al centro per Mella, poi dall'altra parte per Redaelli, Mella per Redaelli, Mella, Redaelli fermato da Di Nardo, quindi Redaelli per Galizia, Redaelli, tiro centrale, parata da parte di Thomas Postonia. Risultato quindi invariato, nel frattempo i minuti scorrono con Trieste avanti di 9 lunghezze. Cambio nel file Giuliane, uscito Di Nardo, è entrato il capitano Visintin. Visintin e Carpanese, i due veterani di Trieste che quest'anno stanno veramente facendo tanti tanti minuti in campo. Beh, solo gran gol di Alia, che ha preso due azioni personali, prima nel primo gol in scolaricamente, questo da primo e secondo. Bravo Leo, perché sta prendendo personalità. Ritornando alla tua domanda, dico la verità, a Visentini e Carpanese sarebbe da fare solo un monumento, no? Per quanto riguarda l'abnegazione e l'applicazione che mettono ogni giorno nell'allenamento e sabato durante le partite. Sono due esempi per tanti giovani. Un giovane può crescere avendo metto in campo, ma anche seguendo l'esempio dei giocatori più vecchi. In questo caso i nostri giovani sono fortunati di avere due esempi come Carpanese e Visentin. E poi importantemente c'è l'esperienza anche di Modusan, che ha fatto tanto crescere Postonia in questi anni. Sì, ma ti ripeto, come vedrai in campo a lista oggi c'è anche Zoppetti, che è un ragazzo giovane di Campoformio, che è già 2 anni che è qua con noi. Quindi ripeto, sempre nell'ottica di crescere i giovani, si sta cercando anche dei giovani validi in giro per la regione da portare poi nelle nostre file e appunto avere degli esempi, come possono essere i giocatori di campo Vicentini e Carpanese per i giocatori di campo, ma come dici ben tu, Modulo, per quel che riguarda i portieri, sia nel caso di Postonia sia di Zoppetti. E nel frattempo c'è, se non sbaglio, l'esordio in Serie A da parte di Zoppetti, classe 2000, veramente giovanissimo, per lui i primi minuti nella massima serie. Sì, esatto, ma veramente un portiere dalle grandi qualità, che ha contribuito, come dicevi tu prima, alla medaglia di bronzo alle finali nazionali under 18, giocatore delle grandi prospettive, e speriamo che possa far bene, e questi minuti sono il suo esordio, il suo battesimo del fuoco. A questo punto, se non sbaglio, Trieste ha ruotato tutti gli effettivi. Assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì.
due minuti a Di Nardo, corretti perché il fallo sul pivot era giusto, ci sta sia i due minuti che a rigore. Quindi ci sarà il tiro di rigore alla battuta Alonso, Alonso contro Zoppetti. E c'è la rete da parte di Alonso, che anche ha fatto un brutto gesto tipo di zittire, insomma, sul più 10 per Trieste, più 9 adesso, forse questo gesto poteva anche un po' risparmiarselo. Mi sembra che non abbia tanto da parlare in questo momento, quando una squadra perde di 10 gol, 9 gol, uno ha poco da parlare onestamente, che ne ripeto, sia da giocatore sia da quello, da dirigente, quello che è, cioè un giocatore che quando perde 10 gol ha poco da parlare, poco da fare gesti, che si venga le sue responsabilità e fine, insomma. Peccato qua questo tiro di Calpanese che ha colto il palo e poi è uscito. 24-15 risultato quando siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gioco di questa partita, ormai segnata sotto l'aspetto del risultato, si sta giocando solo per il tabellino. Qua un vero peccato questo tiro di Sodomaco, parato in due riprese dal portiere ospite, quindi ora Molteno si porta in avanti e c'è Alonso che in pallonetto insacca il 16° punto per Molteno. Fra l'altro volevo anche fare un appunto sul settore giovanile di Trieste, ottimi risultati. Trieste, come già da anni fa nelle varie categorie, il campionato sloveno, questa settimana poi inizia anche il campionato italiano. Tu alleni, diciamo, i più piccoli fra virgolette, quasi, grandi risultati e soddisfazione, e soprattutto tantissimi ragazzini che si avvicinano a questa disciplina. Questa è la cosa più bella che c'è, è quello su cui dobbiamo lavorare. Come Under 13 abbiamo circa 30 ragazzi, ma ne abbiamo quasi altrettanti tra gli Under 9 e gli Under 11. Poi abbiamo la squadra Under 17, Under 15, tutte e tre, 13, 15 e 17 partecipano al campionato sloveno. Quindi è un'ottima scuola, un'ottima preparazione, proprio per cercare di vitalizzare questa squadra, perché veramente dopo le vicissitudini degli ultimi anni è giusto che per la palla a mano a Trieste continui e con gli ottimi risultati che ha sempre garantito. Entriamo quindi in cronaca per questi ultimi 3 minuti e mezzo di gioco e c'è la parata sul tiro di Crespo Diego da parte del numero 16 di Molteno. Quindi Trieste il risultato che rimane sempre variato e qua c'è la rete. Cambia quindi il risultato, la rete del numero 23, Pirola, 24-16. Quindi Sodomaco in elevazione viene fermato in modo irregolare. Trieste quindi che avrà ancora il possesso palla. Gioco che riprenderà tra qualche istante con Di Nardo per Crespo Diego, Sodomaco per Sandrin, Calpanese. Sandrin bloccato da due giocatori avversari, quindi Crespo Diego, c'è la rete, ma il gioco è stato fermato qualche istante prima, quindi rete annullata, usato il MSP in favore dei Giuliani, 24-16. È entrato anche Baragona, quindi veramente tutti al completo i biancorossi scesi in campo quest'oggi. Calpanese bloccato, ultimi 2 minuti di gioco, veramente triste. Alla fin fine comunque ha portato a casa una vittoria, 2 punti importanti per proseguire il cammino in classifica e poi anche ovviamente la scia positiva. Sì, 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 sicuramente il risultato, 8 gol, insomma, ci permette di essere tranquilli. È una partita che vogliamo far nostra, ci siamo riusciti, no, non nego qualche difficoltà, soprattutto nel primo tempo, però al di là di questo, bravo Sandrin, un bel gol, però al di là di questo mi piace sottolineare
i sette che sono in campo, dove sono tutti, il più vecchio penso che sia nato nel 92, quindi sicuramente una squadra di prospettiva e spero di un gran futuro. Nel frattempo tiro di rigore concesso agli avversari con Alonso che si appresterà a batterlo. Il gioco nel frattempo fermo per asciugare il parquet. 1:23 alla conclusione della partita, 25-16 più 9 Trieste, con alla battuta di questo tiro di rigore da parte di Alonso. Alonso quindi contro Zoppetti, ricordiamolo, il suo esordio nella massima serie, atleta classe 2000. E poi anche spendiamo una parola, ulteriore parola per Zoppetti. Zoppetti viene da Udine e ogni giorno si fa praticamente il pendolare Udine-Trieste. No, no, veramente, cioè l'attaccamento e la voglia di crescere di questo ragazzo è incredibile. Ogni giorno si fa Udine-Trieste verso la sera e dopo per ritornare dopo le 10 di sera a casa, perché l'allenamento, noi abbiamo allenamento alle 7 alle 9, quindi direi un esempio, un bel esempio per i giovani, ma soprattutto per lui un tanto tanto di cappello per l'impegno e la professionalità che ci mette ogni giorno. E quindi ultimo minuto di gioco, come dicevamo, con Trieste in fase offensiva. Sono Marco per Crespo Diego per Sandrin che realizza. Trieste 26, Molteno 17 più 9 Trieste. E si sta già guardando alla prossima partita in quel, come dicevo prima, di mezza corona. Incontro ravvicinato contro un'avversaria che da tanti tanti anni fa la Serie A. È una squadra sicuramente da prendere con le pinze, soprattutto anche una squadra che quest'anno, meno male, tra risultati o comunque partite perse di poco, sta giocando un'ottima palla a mano con la nostra vecchia conoscenza, un amico quale Graziano Tumbarello, che in questo momento è il miglior marcatore, il miglior giocatore che hanno, un grido ritorno nella Serie A che conta dopo un paio d'anni in sordina, però veramente una squadra da prendere un po' più con le pinze, sicuramente esprimere una palamano migliore di quella espressa oggi. Grande parata da parte di Zoppetti, ma il gioco si conclude. C'è ancora questo tiro di rigore a tempo scaduto da parte di Alonso contro Zoppetti. E c'è la parata da parte di Zoppetti, quindi Trieste vince per 26-17 contro Molteno. Noi vi diamo appuntamento alla prossima gara interna della Palamano Trieste. Buon proseguimento con i programmi della rete e ringraziamo ovviamente Marco Luduca per il suo commento tecnico. Grazie a voi e buona serata.